queste sono le Nike Vaporfly 3, queste sono le Nike Alphafly 3 versione femminile. Con Francesca vi raccontiamo quale delle due scegliere nel caso in cui vogliate correre davvero velocemente. Sentiamo Francesca. La flessibilità ottima per entrambe queste due scarpe da gara o da allenamento molto molto veloce. La Vapor calza in modo estremamente aderente al piede e così deve essere effettivamente. L'Alphafly calza in modo leggermente più accomodante. È stato risolto anche un problema che era stato evidenziato da molti, che è nel sostegno della parte mediale della tomaia, che non è più così stringente, quindi è stato leggermente allargata questa parte, per cui la comodità sicuramente è molto molto migliorata. Entrambe le calzate sono comode, l'Alphafly appunto è più accomodante anche perché ha una protezione maggiore al di sotto dei lacci, quindi davvero non darà fastidio alle ossa superiori del piede e in aggiunta leggermente più spazio, a mio parere, nel complesso. Ho trovato una differenza nell'imbottitura del tallone tra queste due scarpe che, per chi è sensibile nella zona del tendine d'Achille o chi ne risente particolarmente, potrebbe essere utile. Nella Vapor c'è un'imbottitura più paffuta, decisamente morbida comunque, ma decisamente prominente, che può dare fastidio, nel senso che proprio si vede, sporge. Anche se appunto è bella morbida. L'Alphafly ha un'imbottitura molto più, a mio parere, morbida e decisamente accomodante, quindi contribuisce alla comodità complessiva della scarpa e alla calzata. L'allacciatura Vaporfly è un'allacciatura asimmetrica che può piacere o non piacere, personalmente preferisco quella simmetrica delle Alphafly, la trovo sicuramente più comoda, però questo è un gusto personale. I lacci sono esattamente gli stessi, sono i soliti e quelli che c'erano anche nelle versioni precedenti di entrambe queste scarpe. Sono zigrinati e tengono bene anche facendo un nodo solo. Mi è capitato di azzardare, spesso lo faccio anche solo per pigrizia, di allacciarle una volta sola. Raramente mi è capitato che cedessero e si slacciassero. Comfort è ottimale a mio parere in entrambe queste scarpe e la traspirabilità altrettanto. Se dovessi dire quale delle due è più traspirante, direi la Vaporfly, perché ha i fori sulla tomaia, anche se entrambe le tomaie di queste scarpe sono molto morbide e molto confortevoli. I fori sono più ampi sulla Vaporfly, quindi sicuramente passa un po' più aria. Dall'altra parte una tomaia che nel complesso è leggermente più spessa, mentre quella dell'Alphafly è davvero molto molto sottile e la trama è un po' più fitta. Questa è l'unica differenza, ma entrambe sono davvero scarpe molto traspiranti. Queste due scarpe sono entrambe velocissime naturalmente, 156 grammi la Vapor nella versione femminile, ma tenete più o meno il range di differenza, e 164 grammi l'Alphafly, quindi 8 grammi di differenza che alla calzata sostanzialmente non si sentono, si sentono davvero in modo minimale. Hanno due sistemi di spinta diversi, nel senso che la Vaporfly è una scarpa più essenziale che si basa su ZoomX, piastra in carbonio e ovviamente fit della scarpa e ingegnerizzazione della scarpa. Spinge in modo semplice, è velocissima, ha un rocker sicuramente accentuato, in punta quasi sembra di non avere ZoomX sotto perché la punta va già via, quando si va in fase di spinta la punta è già andata. L'Alphafly è una scarpa più consistente, ha una base d'appoggio anche molto più ampia, che però quando si corre non si sente. A me danno fastidio le scarpe ampie, queste lo sono, ma quando si va via veloci, velocissimi, e ha un sistema di ammortizzazione e di spinta completamente diverso. Mentre questa è fatta di ZoomX, la Vaporfly, l'Alphafly ha lo ZoomX, ma in realtà in fase di spinta la parte che spinge sono gli Zoom Pods e la piastra in carbonio, perché se voi notate nella suola ci sono esclusivamente delle scanalature, tutta questa parte è vuota, quindi quello che spinge è l'Alphafly, che ti porta automaticamente ad appoggiare di avampiede, perché la parte più spessa dell'intersuola è proprio quella in corrispondenza degli Zoom Pods, porta naturalmente a un appoggio nella parte giusta, nella parte ottimale per riuscire a sfruttare al meglio questa scarpa. E in fase di spinta quello che spinge sono proprio questi e la piastra, perché anche la parte davanti, la scanalatura è molto ampia, molto più ampia rispetto alla Vapor. Quello che spinge sono piastre e Zoom Pods, c'è pochissimo ZoomX. L'ammortizzazione è ottimale in entrambe le scarpe, sono scarpe davvero protettive anche se molto veloci, è una caratteristica di tutte le scarpe di nuova generazione di questo livello, con livello premium. Nelle Alphafly è ottima naturalmente, perché anche questi Zoom Pods su cui si dovrebbe atterrare e poi iniziare a spingere sono davvero
molto, molto morbidi, molto flessibili e molto ammortizzanti. Flessibili no, perché la scarpa giustamente è rigida avendo una piastra, ma sono davvero molto protettivi. Stessa cosa, un'intersuola di ZoomX con lo stack della Vaporfly, sicuramente protettivo anche da questo punto di vista. Stabilità è stata molto migliorata in questa versione, nuova versione dell'Alpha Fly, che è la terza, molto migliorata anche rispetto alla prima versione, che rimane la mia preferita. Davvero migliorata perché è stata resa molto più larga, è stata tolta ovviamente la parte scanalata centrale, che era un po' un classico di questo modello appena uscito, per cui effettivamente si sente che l'appoggio è più omogeneo, su tutta la suola. Anche quella volta che si va un po' più giù di mesopiede, di tallone, si sente comunque c'è un sostegno che prima mancava, per cui sulla stabilità davvero hanno fatto un passo avanti da questo punto di vista e le hanno rese un pochino più democratiche forse. Trazione battistrada, rispetto alle prime versioni di entrambe queste scarpe e anche alle seconde in realtà, no, l'Alpha Fly rispetto alla prima, la Vaporfly rispetto anche alla seconda, è cambiato il materiale che compone il battistrada, è cambiata la gomma. Secondo me questa nuova gomma è meno grippante, un po' su tutte le superfici, però attenzione perché la scarpa nel suo complesso non ha perso il grip, anzi hanno cambiato la forma del battistrada, che in entrambi i casi era decisamente più liscio, comunque conformato in modo differente, più ondulato. In questo caso hanno fatto proprio dei tassellini sia in una sia nell'altra. Ho provato le Vapor quasi in qualunque condizioni, le Alpha le ho provate, sono uscite da non molto, io le ho provate appena dopo l'uscita, quando il fondo insomma c'era un po' di asfalto, ma anche parecchio ghiaccio, terreno abbastanza scivoloso. Mi aspettavo un dissesto totale, invece devo dire che questo tipo di scanalatura e conformazione del battistrada ha tenuto davvero in modo inaspettato. Non benissimo, però ha tenuto, che su una scarpa di questo tipo non è poco. Durata, penso che entrambe le scarpe possano passare i 400 km. Penso che possano durare anche molto di più, nell'Alpha Fly sicuramente di più, anche se le Alpha Fly nuove hanno appunto questa parte mediale che prima non esisteva, perché esisteva solo una cavità in mezzo, non coperta da battistrada, perché non è la zona dove tendenzialmente si dovrebbe consumare e si dovrebbe appoggiare il piede. Chiaramente si consumerà anche questa, perché su qualunque tipo di terreno, e qui non essendo coperto, farà un po' la fine che fanno le oca di solito, tenderà a consumarsi in questa parte in mezzo. Va da sé che questo non comprometterà, a mio parere, la funzionalità della scarpa, perché di fatto questa è solo una zona di appoggio, ma non è una zona funzionale per poi l'utilizzo in corsa. Sono scarpe sicuramente pensate per la gara e per gli allenamenti più veloci, comunque per ritmi molto sostenuti. Non posso paragonare ritmi femminili a ritmi maschili sempre e comunque, diciamo che in generale sicuramente sotto i 4 al chilometro, per dare un'indicazione più generica, ma sicuramente per i ritmi massimi a cui potete spingere. Ho provato a utilizzare entrambe le scarpe a ritmi sia lenti sia veloci, per quanto riguarda le mie andature naturalmente. Ho utilizzato anche le nuove Alpha per una sessione di ripetute, un allenamento di medio e per una corsa lenta, siccome il primo modello ne ho avute 7 paia del primo modello e ne ho tuttora 3 attive, le ho spesso usate, da già usurate anche per i lenti, mi sono trovata molto molto bene. Ho provato anche queste con un po' di, per il costo non proprio contenuto di questa scarpa, quindi non utilizzatela ordinariamente per i lenti, però vi dico, provando a utilizzarla a ritmo lento, la scarpa è stata estremamente riposante, nonostante le mie gambe fossero davvero molto provate quel giorno. Avevo le gambe stanche dopo un allenamento intenso, le ho usate per un lento pensando di fare un'oretta, una dozzina di chilometri, così ho allungato perché era davvero una meraviglia, le gambe andavano via leggere e sono tornata con le gambe più leggere di quando sono partita. Non è tutto merito alla scarpa naturalmente, però sicuramente ha fatto la sua parte. In bocca al lupo se è riuscita a trovare l'Alpha Fly in questo momento, come saprete è andata esaurita in pochi minuti nella versione maschile, ma nel giro della giornata in quella femminile, quindi ci si è attrezzati insomma per averle, chi è riuscito per prenderle immediatamente, presto torneranno disponibili e penso che nel giro di qualche mese lo saranno comunque massivamente. Stessa cosa vale per le Vaporfly, che ormai sono abbondantemente disponibili. Sicuramente le offerte sono maggiori per le Vaporfly, che sono sia il prezzo di partenza è più contenuto, sia le offerte si sono già abbastanza moltiplicate, quindi io sono riuscita a portare a casa questo paio nello specifico, se non erro a 161 euro con degli sconti ordinari che c'erano. Queste ovviamente le troverete a prezzo pieno ancora per parecchi mesi, che sono 309,99 euro in Italia. In sintesi, se dovessi dire quale delle due scarpe consigliare, per gare più veloci o più brevi consiglierei sicuramente le Vapor, perché a mio parere hanno una semplicità
capacità proprio di corsa, di cambio di direzione. È una scarpa secondo me più facile, più veloce, più immediata. L'Alpha Fly è una scarpa che permette di correre a lungo mantenendo lo stesso ritmo. È una scarpa che proprio ti permette di prendere l'andatura che vuoi seguire e ti aiuta a tenerla. Quindi che tu sia stanco ti dà quella spinta in più, ti dà quel sostegno in più e ti fa andare sostanzialmente a velocità di crociera. La Vapor è più aggressiva. Ciao a tutti, alla prossima! Nei prossimi giorni faremo ulteriori confronti, scriveteci qua sotto quali vorreste vedere. Voi nel frattempo sei strong, keep running, non tiro le scarpe, altrimenti Francesca non partecipa più alle prossime recensioni. Ciao alla prossima!